Radio Radicale, siamo col direttore della Voce Repubblicana Francesco Nucara, già segretario del Partito Repubblicano e viceministro dell'Ambiente, che si iscrive al Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito il giorno in cui si svolge un convegno sulla giustizia dal titolo La giustizia italiana e i suoi riflessi nell'economia del Paese, organizzato proprio dal Partito Repubblicano. Perché ha deciso di iscriversi al Partito Radicale confermando la sua iscrizione? Ho un contributo a una storia che mi è molto piaciuta nel passato e penso che deve esistere, cosa che dovrebbero fare tutti gli italiani che hanno coscienza di un momento storico difficile. Io sono repubblicano e resto repubblicano, quindi non è che cambio partito. È un mio contributo a una storia che ho apprezzato e che apprezzo ancora. Ecco, che rapporto aveva con Marco Pannella e con le sue battaglie, in che occasioni lo aveva sostenuto? Intanto abbiamo fatto una campagna elettorale per l'Europea in comune, poi Marco è stato eletto, io non ero candidato, soprattutto in Calabria abbiamo fatto comizi insieme, l'ho sostenuto in molti referendum nella raccolta delle firme, io ho prestato mio figlio, il giovane Alessandro Nucara, del Partito Radicale, che faceva la raccolta delle firme a Largo Coltoni a Roma, quindi con Marco c'era un rapporto, oltre che politico, umano, molto intenso. Allora, qui oggi avete il Partito Repubblicano organizzato un convegno dal titolo La giustizia italiana e i suoi riflessi sull'economia del Paese. Noi sappiamo quanto la mala giustizia sia un incentivo alle imprese che si cercano di insediarsi nel nostro Paese a fuggire. Ci sono troppi lacci, lacciuoli e molto spesso aprire un'impresa è difficile, soprattutto per le difficoltà che ci sono nel campo della giustizia. È stato varato anche recentemente un codice antimafia che ha suscitato parecchie polemiche. Qual è il quadro che può fare sui ritardi sia della giustizia penale che la giustizia civile? Quanto costa al PIL italiano? Noi in questo condividiamo sicuramente le battaglie repubblicane del passato e del presente sulla giustizia. Io mi preoccupo dal punto di vista sociale più che dal punto di vista economico. La giustizia non funziona. Se pensiamo che il 50% delle persone che vengono indagate, arrestate, messe in carcere e poi viene assolto, c'è un problema serio. Sulla giustizia civile sono 4,5 punti di PIL il malfunzionamento della giustizia civile. Qui si fanno leggi, il codice antimafia. Non è possibile affidare a un magistrato le sorti, a un magistrato indipendentemente dal suo orientamento sui problemi sociali, le sorte di un'azienda che apre, e quando si affida a un magistrato la sorte di un'azienda, il rischio è che migliaia di lavoratori poi vengano licenziati. Ora io francamente questi magistrati che sanno tutto di tutto non li vedo, spesso ci dobbiamo affidare alle persone che i magistrati delegano e non sempre hanno la cultura necessaria a capire i problemi sia giuridici sia civili sia sociali. Ecco, ritiene che il nostro sistema oggi giudiziario e anche della giustizia civile e amministrativa sia meno garantista rispetto a qualche anno fa e abbiamo imboccato una pericolosa china? Ma guarda, il problema è che si fanno tante di quelle leggi che un imprenditore, ma una persona normale, un cittadino comune, non sa quando è fuori legge e quando è dentro la legge. Perché adesso sto codice antimafia, ci sono le leggi, fate rispettare le leggi assistenti. Il codice antimafia significa affidarsi alla commissione antimafia, che è una vergogna internazionale, mondiale. Colgo l'occasione per dire la mia offesa di orgoglio di calabrese quando sento dire la Bindi che in Val d'Aosta il 30% della popolazione è calabrese, ergo quindi la mafia è infiltrata nella politica in Val d'Aosta. Siccome lei è stata eletta in Calabria, dove il 100% degli elettori sono calabresi, vuol dire che lei è eletta dalla mafia e quindi non potrebbe fare il presidente della commissione antimafia. Quindi giriamo le leggi dello Stato per fare lotte politiche e questo è un errore gravissimo, gravissimo. Anche questa storia dell'antimafia, se mi mettesse a raccontare quello che succede a Reggio Calabria sulle interdittive antimafia, per cui un appalto di 19 milioni di euro viene tolto al presidente dell'associazione industriale di Reggio Calabria e viene affidato alla società di un ex componente deputato del PD, ex componente della commissione antimafia, come si dice.
Un'ultima questione, il Presidente della Repubblica Mattarella secondo lei è preoccupato di questa situazione? All'indomani del varo del nuovo codice antimafia ha scritto una lettera al Parlamento per verificare attentamente se questa legge sortisce degli effetti. Pensa che nutra delle preoccupazioni su questo nuovo sistema? Come Mattarella? Io lo conosco fin dagli anni Ottanta, quando lui era giovane deputato anche io, a Reggio Calabria, era commissario della DC, è una persona di buon senso, al di là poi dei suoi orientamenti, di molto buon senso, quindi capisce pure lui che probabilmente tutti questi lacci, un'impresa che viene in Italia e deve avere paura del codice antimafia, cioè di Rose Bindi, dico Rose Bindi in quanto è presente la commissione antimafia, non mi riferisco alla persona, o di altri componenti della commissione antimafia che strumentalizzano il loro ruolo per fare politica, un'impresa difficilmente verrà in Italia. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il direttore della Voce Repubblicana Francesco Nucara, già segretario del Partito Repubblicano, che è tornato a iscriversi al Partito Radicale Non Violento Transnazionale, che abbiamo incontrato al convegno del PRI dal titolo La giustizia italiana e i suoi riflessi sull'economia del Paese. Grazie.